È più facile che lei diventi santo o che Orlando torni a fare il sindaco di Palermo? Ma guardi, che io diventi santo, oltretutto ci si diventa dopo morte, quindi non potrei dare nessuna garanzia personale. Per il resto mi astengo, sono lieto di non essere elettore a Palermo. Luisa, insisto, nel suo armadio ci sono più doppi petti o scheletri? Anche questa è una specie di mania. Io ho detto un'altra volta che posso avere parecchie vocazioni, ma non quella delle pompe funebri. Quel che sappiamo per certo di Giulio Andreotti è luogo e data di nascita e morte. Roma, 1919-2013. Oltre questi dati scendiamo in un territorio difficile da decifrare. E dei diari perché sono così ermetici? Perché teme che qualcuno li legga? Non pensa che un giorno saranno pubblicati? Ma non mi sono mai posto veramente questo problema, ma spero di no. Cioè che non vengano mai pubblicati? Esatto, sì. Sono più per mia memoria che non per informazione di altri. E da quando li prende questi appunti? Da quando ho cominciato a occuparmi di politica. Andreotti è uno dei personaggi politici più conosciuti, più discussi del secondo dopoguerra, se non il più controverso della Prima Repubblica, e per questo il più importante. È una figura della nostra storia e come tale dobbiamo guardarla. Il video odierno non cercherà risposte, sarebbe una pretesa abbastanza megalomane, cercherà invece di dare, almeno un minimo, un volto al politico forse più machiavelliano dell'Italia repubblicana. Chi era Giulio Andreotti? A qualche suo collega di partito o non collega di partito, secondo lei darebbe molto per avere questi diari? Sì. Mi sarebbe domandarlo agli altri, io non lo so proprio, certo non glieli darei. Non glieli darebbe? No. E allora già mi ha risposto. Il nome di Andreotti va a braccetto con quello della DC, della Democrazia Cristiana. La corrente di Andreotti fu un'ala del partito, ma in realtà ne fu l'essenza di base. La Democrazia Cristiana, per semplificare viste le tempistiche, era partito di ispirazione cattolica e forza politica di maggioranza relativa sino ai primi anni 90, rimasto ininterrottamente al governo, quasi come lo stesso Andreotti, dal 1945 al 1944. Ricordate la mia discalculia, non è 1944, ma 94. Li ho fatti tornare un po' indietro nel tempo. Nelle sue fila Andreotti fu eletto per la prima volta deputato all'Assemblea Costituente del 1946. Successivamente venne sempre rieletto deputato fino al 1991, quando l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, anche egli proveniente dalle fila della DC, lo nominò senatore a vita. Nelle politiche del 1958, del 1972, del 1979 e del 1987. In tutti questi anni Andreotti fu il primo per numero di preferenze. Un ulteriore e ineguagliato record imbattuto tuttora detenuto da Andreotti riguarda il numero degli incarichi governativi. 7 volte presidente del Consiglio dei Ministri, 32 incarichi ministeriali, in ruoli chiave come esteri, interno, difesa, finanze, industria, bilancio e partecipazioni statali. Come numero di giorni in qualità di capo dello Stato, il primato di Andreotti è stato superato soltanto nei primi anni 2000 da niente poco di meno che Silvio Berlusconi. Pur essendo al vertice di un'importante corrente della DC, cioè la corrente andreottiana, Giulio non ebbe mai ruoli organizzativi nel partito, ma questi numeri sono comunque interessanti per capire la pervasività dell'uomo politico Andreotti. Di origini molto modeste, Andreotti rimase orfano di padre a soltanto 3 anni. Lui stesso raccontò di aver vissuto in condizioni molto umili a casa di un'anziana zia nata nel 1854 e che la madre, che gli trasmise la profonda fede religiosa, fece miracoli per farlo studiare. Giulio frequentò il liceo Tasso di Roma, lo stesso dove studiavano i figli di Benito Mussolini, secondo alcuni maliziosi anche diversi futuri cardinali che poi lo avrebbero aiutato nella carriera politica. Questo poi per iscriversi alla Sapienza, dove conseguì la laurea in giurisprudenza nel 41 con votazione di 110. Lui stesso ricordò di non aver scelto medicina che imponeva la frequenza obbligatoria per poter lavorare come precario nell'amministrazione finanziaria e aiutare in questo modo la madre a tirare avanti. Fin da ragazzino soffrì di feroci attacchi di emicrania che lo avrebbero tormentato per tutta la vita. Nel corso di un'intervista con Oriana Fallaci, Andreotti, con la consueta ironia e autoironia che lo avrebbero reso famoso nella vita politica e personale, parlò di un medico militare, tale dottor Ricci, che in occasione di una visita gli fece una diagnosi
apparentemente senza speranza, dichiarandolo non idoneo per il concorso allievi ufficiali a causa di una oligoemia e deperimento organico. Gli pronosticò che non sarebbe vissuto più di 6 mesi. Quando lui divenne ministro invece della difesa, così raccontò alla Fallaci, Andreotti cercò quel medico, per scoprire però che era morto prima di lui. La stessa giornalista, che certo non stimava la DC, disse che Andreotti aveva uno humor sottile, perfido, come bucature di spillo, e che nessuno lo avrebbe mai distrutto. Casomai sarebbe stato lui a distruggere gli altri. L'inizio della lunghissima esperienza politica avvenne durante gli studi universitari, quando il giovane studente entrò a far parte della Federazione dei Cattolici, uno dei pochi enti associativi svincolato, grazie ai patti lateranensi, dalle organizzazioni di regime. Andreotti spiegò che i motivi della scelta furono proprio quelli di entrare a far parte di un qualcosa che non fosse legato al fascismo, visto che le associazioni cattoliche erano all'epoca le uniche non fasciste a poter operare sul territorio. Già a partire dal 39 Andreotti diresse la rivista della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, facendo per la prima volta la conoscenza diretta di Alcide De Gasperi, ma anche di Aldo Moro, che in quegli anni era diventato lui stesso presidente della federazione. L'incontro con De Gasperi pare avvenisse nella Biblioteca Vaticana, dove il politico altoatesino solitamente lavorava. Vedendolo studiare assiduamente, secondo alcuni aneddoti, Andreotti gli avrebbe detto: «Scusi, ma lei non ha di meglio da fare?». Da lì nacque tutto. Quando Moro nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu richiamato alle armi, Andreotti lo sostituì come presidente della federazione fino al 1944. Non 94. Andreotti parlò sempre di relazioni estremamente amichevoli con Moro, dovute proprio ai loro comuni trascorsi. Moro, in seguito, non sarebbe stato tenero con l'ex collega, ma su questo torneremo più avanti. L'incontro quasi casuale, invece, con De Gasperi fece nascere tra i due un rapporto molto intenso, nonostante la profonda diversità di carattere. De Gasperi ne promosse la candidatura nelle elezioni per la Costituente nel 1946, il primo incarico parlamentare di Andreotti. Nel maggio del 1947 lo stesso De Gasperi, allora presidente del Consiglio, lo volle come suo sottosegretario, sembra su esortazione dello stesso Monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, che lo aveva conosciuto in Vaticano, dove rivestiva da alcuni anni il ruolo di prosegretario di Stato. A riprova dei rapporti intessuti col Vaticano, circolava spesso la battuta che, quando si recavano in chiesa, De Gasperi parlasse con Dio e Andreotti con il prete. «I preti votano», affermava Giulio tra il serio e il faceto. Serio o non serio, restò comunque il fatto che nel 1952 Andreotti fosse riuscito a persuadere Pio XII dal ritirare il suo appoggio a un cartello elettorale tra DC e neofascisti, in occasione delle elezioni comunali per Roma, nella cosiddetta Operazione Sturzo. Tra i primi provvedimenti che recavano il suo nome ci fu la legge Andreotti, 1949, che favoriva la produzione cinematografica nazionale a scapito di quella americana, stabilendo così una tassa sul doppiaggio dei film stranieri. Grazie anche al suo sostegno, videro alla luce due capolavori di Roberto Rossellini, Francesco, Giullare di Dio, e Stromboli, Terra di Dio. Sua l'idea di finanziare lo sport con i proventi del Totocalcio, come anche la decisione di bloccare l'afflusso di calciatori stranieri e la riorganizzazione del CONI. La corrente politica di Andreotti, secondo molti una corrente neorealista, mirava in questa fase storica a dare un'immagine più favorevole dell'Italia all'estero. Le cose restarono comunque immutate fino al 58. Nel 1958 si scatenò infatti il primo degli innumerevoli scandali che lo avrebbero colpito, il cosiddetto caso Giuffrè. L'accusa era di mancata vigilanza per uno scandalo finanziario incentrato sui fondi ecclesiastici per la ricostruzione di chiese, canoniche e parrocchie, dal quale però Andreotti fu scagionato dagli organi parlamentari. Nel frattempo, il gioco di troni all'interno della Democrazia Cristiana cominciò presto a movimentarsi. Nel 1954 Amintore Fanfani divenne segretario politico della DC e lo stesso anno nacque la corrente andreottiana, che si collocava nella destra radicale e clericale del partito. Alleandosi con l'ala moderata della DC, cioè quella dei Dorotei di Antonio Segni, gli andreottiani avrebbero messo in minoranza Fanfani, costringendolo a lasciare sia la guida del partito che del governo. Quando poi nei primi anni 60 andò a ricoprire il ruolo di ministro della difesa, Andreotti finì invischiato nella fase degli scandali legati al SIFAR, cioè il servizio segreto militare italiano, che avrebbe stilato una serie di imbarazzanti fascicoli sulle principali personalità politiche e sarebbe stato anche legato al presunto tentativo di colpo di stato denominato Piano Solo, promosso dal generale neofascista Giovanni De Lorenzo. Lo stesso ministero
Ministero guidato da Andreotti fu incaricato di distruggere tali fascicoli, anche se circolò sempre la voce, mai finora provata, che molti di questi documenti fossero finiti nell'archivio personale del ministro, il quale li avrebbe utilizzati a sua volta per ricattare amici ed avversari. Altri filoni parlavano di una precisa responsabilità di Andreotti per averli fatti finire nelle mani della P2. Ricordo il video fatto al riguardo. Sempre in qualità poi di ministro della difesa, Andreotti fu accusato, sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti, di aver coperto i responsabili del tentato golpe borghese del 1974, che si proponeva l'obiettivo di instaurare in Italia un governo autoritario di estrema destra. E lei è un fascista? Non si sa se per via di questi sospetti che aleggiavano sulla sua figura. Fatto sta che tra il 1968 e il 72 Andreotti fu parcheggiato, per così dire, dalla DC senza particolari incarichi di governo. Nel 1972, da bravo Undertaker, Giulio fece però ritorno sulla scena politica e stavolta alla testa dell'esecutivo. Per la prima volta fu nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Il Parlamento però non votò la fiducia al primo governo Andreotti, il quale fu costretto a dimettersi dopo appena 9 giorni. Fu il governo più breve della nostra storia repubblicana. Il secondo tentativo di governo non andò certo meglio, da buona tradizione italiana, durando poco più di 4 mesi nel 1972. Quello che avrebbe dovuto essere invece il suo terzo esecutivo non ottenne la fiducia, provocando lo scioglimento anticipato delle Camere. La prima volta nella storia repubblicana. Lasciata la guida del governo, Andreotti fu nuovamente nominato ministro della difesa, scansando ancora una volta tutte le accuse che lo vedevano implicato nella presunta copertura delle stragi di Stato, come quella di Piazza Fontana, finendo sempre prosciolto dalle commissioni di indagine parlamentare. Nel 76, cioè negli anni più caldi dello stragismo, l'esecutivo guidato dallo stesso Moro perse il sostegno dei socialisti, il che portò nuovamente al valzer che ha sempre contraddistinto la nostra politica, il voto anticipato. Questo rafforzò notevolmente il peso dei comunisti e di Berlinguer. Il PCI finì secondo partito e a pochi punti percentuali dalla DC. Come ben sappiamo, il pericolo agli occhi almeno della DC di vedersi superati dai comunisti spinse alla stipula del famoso compromesso storico. In parole molto semplici, un'alleanza di governo tra i due principali partiti, con il sostegno di Berlinguer, Moro e Fanfani. Il progetto era quello di dare una risposta politica forte al pericolo del terrorismo e anche alla crisi economica che attanagliava il paese. A sancire questo accordo politico fu non a caso il fatto che per la prima volta un esponente del PCI, del Partito Comunista Italiano, Pietro Ingrao, fosse eletto presidente della Camera. A guidare il nuovo esecutivo del compromesso venne designato proprio Andreotti, che ribattezzò il suo terzo esecutivo come esecutivo della non sfiducia, in quanto il numero delle astensioni fu superiore ai voti a favore. In pratica tutti i partiti, all'infuori del movimento sociale che votò contro, si espressero favorevolmente, o con il sì, quindi a favore della DC, o con l'astensione, cioè tutti gli altri. Nella realtà dei fatti si trattava di un governo monocolore, la compagine era composta prevalentemente soltanto da ministri democristiani. Tuttavia, come la stragrande maggioranza dei governi repubblicani, anche questo non ebbe vita lunga e cadde nel gennaio del 78. Ricordiamolo, eravamo negli anni della piena guerra fredda e non fu affatto facile per gli italiani giustificare agli americani il coinvolgimento dei comunisti nel governo. Il compito non a caso fu affidato al grande mediatore diplomatico Andreotti, che dimostrò a Washington come questa opzione fosse l'unica percorribile nel contesto della metà degli anni 70, indispensabile per moderare le rivendicazioni dei sindacati e consentire così all'Italia di fronteggiare la crisi economica che aveva fatto salire alle stelle l'indebitamento con l'estero. Pur essendo il progetto del compromesso storico una creatura di Moro, Andreotti diede prova di sopraffine capacità di mediazione con gli alleati comunisti. Lui stesso definirà sempre estremamente corretti i rapporti con Berlinguer. I fatti ad ogni modo parvero confermare le intenzioni, visto che dal 76 al 79 l'inflazione fu riportata sotto controllo e venne ristabilita in qualche maniera la credibilità internazionale del paese. La mediazione di Aldo Moro, nel frattempo diventato presidente della DC, portò nel marzo del 78 alla nascita di un nuovo governo. Sempre un governo monocolore democristiano a guida Andreotti, che
questa volta però avrebbe visto il voto favorevole di tutti quanti i partiti, con l'ovvia eccezione dell'MSI e dei liberali. Il voto di fiducia arrivò il 16 marzo 1978, data fatidica, in quanto quello stesso giorno Aldo Moro fu sequestrato da un comando delle Brigate Rosse. In merito al sequestro Moro, l'orientamento della DC, fatto proprio dallo stesso Andreotti in veste di capo del governo, fu improntato alla cosiddetta linea della fermezza, cioè nessuna trattativa con i terroristi per liberare lo statista Moro. A sostenere questa scelta ci fu anche il leader comunista Berlinguer e quello repubblicano Ugo La Malfa, mentre Bettino Craxi, neo segretario del PSI, si espresse a favore della trattativa. Dal canto suo, Andreotti negò sempre ogni pressione del Vaticano per mettersi in trattative con i terroristi. La scelta di Andreotti sarebbe stata duramente criticata da Moro e dai suoi familiari, come si legge bene nel memoriale scritto durante i 55 giorni di prigionia. Andreotti vi veniva definito, al pari di altri colleghi di partito, come impassibile, disumano, avido di potere. Intervistato da Sergio Zavoli, Andreotti disse che queste parole erano il frutto della condizione precaria in cui si trovava Moro nel momento in cui le scrisse. Nulla di più. L'uccisione di Moro, il 9 maggio del 78, non fece comunque cadere il governo, che proseguì nel suo mandato, approvando comunque importanti riforme come la nascita del Servizio Sanitario Nazionale e la famosa legge Basaglia, che prevedeva la chiusura dei manicomi. La caduta del governo effettiva fu invece causata dal rifiuto della DC di acconsentire ai comunisti una più diretta partecipazione all'esecutivo, il che portò nel giugno 79, per la terza volta di fila, all'immancabile valzer, elezioni anticipate. Il 79 fu un anno strano, fin troppo strano. Nello stesso anno una serie di scandali, tra i quali quello Eni Petronim per presunti finanziamenti illeciti alla DC, coinvolse, guarda caso, Andreotti. Pare con la stessa complicità di Craxi, che coniò con l'occasione la battuta «La vecchia volpe è finita in pellicceria». I rapporti tra i due non saranno mai particolarmente buoni. Per quanto Andreotti uscisse ancora una volta sostanzialmente incolume dalle accuse che lo avevano investito in quello strano 1979, ci fu la sua seconda pausa politica dagli affari di governo. Questa pausa durò 4 anni. Da buon machiavelliano, visti i rapporti non idilliaci tra i due, il ritorno di Andreotti al governo, stavolta come ministro degli esteri, avvenne proprio con l'ascesa di Craxi alla presidenza del Consiglio nell'83, il primo di matrice socialista della storia repubblicana. Nonostante non mancheranno mai attriti tra i due, conditi da battute frecciatine, i due si troveranno comunque d'accordo sul perseguire la politica filo-araba durante la crisi di Sigonella, quando l'Italia negò agli Stati Uniti di Ronald Reagan la consegna dei terroristi responsabili del dirottamento della nave Achille Lauro, un gesto che sulla carta avrebbe potuto condurre a grosse ripercussioni. Tempo fa Jacopo ha fatto un video al riguardo. Fino al 1989 Andreotti guidò comunque la Farnesina, lavorando intensamente per promuovere la difficile distensione tra il blocco statunitense e quello sovietico, e sostenne attivamente la perestroica di Gorbaciov. Cossiga lo avrebbe definito il segretario di Stato della Santa Sede, più che il ministro degli esteri italiano. Quel che è certo è che Andreotti era perfettamente consapevole dello status di nazione a sovranità limitata dell'Italia, stretta tra i due grandi blocchi, e lavorò sempre da politico realista e raffinato, se vogliamo metterla così, qual era, per gestire una situazione internazionale che sapeva di non poter modificare. Muovendosi all'interno di questo stato di cose, Andreotti cercò sempre di ritagliare il maggior spazio possibile all'Italia, sostenendo convintamente la NATO e la Comunità Economica Europea come unici strumenti per offrire al nostro paese un peso maggiore sullo scacchiere internazionale, il tutto tenendo sempre a mente il gioco di troni presenti dentro la Democrazia Cristiana. Qui emerse infatti pian piano un'altra figura politica in contrasto con Andreotti, quella di Ciriaco De Mita, asceso nella seconda metà degli anni Ottanta alla guida prima della DC e poi dello stesso governo. Tuttavia la sua contesa ebbe vita relativamente breve, quando cioè il patto di unità d'azione, ribattezzato dagli organi di informazione come CAF, cioè dalle iniziali Craxi, Andreotti e Forlani, quest'ultimo segretario della DC che prese il posto di De Mita, portò alla caduta dello stesso De Mita e alla nascita di un sesto governo Andreotti, che insieme al settimo, lo so è complicato, rimase alla guida dell'esecutivo sino al 1992. Quella a cavallo tra gli anni 80 e 90 non fu una fase politica semplice. La sinistra democristiana, contraria alla nuova normativa sugli assetti radiotelevisivi con la cosiddetta legge Mammì, giudicata troppo in linea con gli interessi dell'imprenditore Silvio Berlusconi, a sua volta sostenuto attivamente da Craxi, decise di uscire dal governo. Il mondo nel frattempo stava cambiando radicalmente, e la fine del comunismo nell'Europa orientale, la scoperta di Gladio,
cioè l'organizzazione anticomunista organizzata con il sostegno dei servizi segreti americani, ne parleremo in un video dedicato, e le picconate del presidente della Repubblica Cossiga contro il tradizionale sistema di potere indebolirono tutti quanti l'alleanza DC, Partito Socialista Italiano, sulla quale si reggeva in sostanza l'asse di governo, il pentapartito, che governava da circa un decennio. E poi... poi arrivò il 1992. Un esplosivo, una carica esplosiva assurda, pazzesca. Obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. La DC decapitata. No, Salvatore Gina non è sconosciuta perché ci sono i giornali e televisioni che glielo fanno diventare grosso. Colgo l'occasione per ringraziare lo sponsor odierno NordVPN, che con il suo supporto permette al canale di pubblicare video di qualità e video chiaramente molto complessi come questo, con cadenza regolare. NordVPN è sinonimo di protezione e sicurezza quando si parla di connessione internet e informazioni personali. Per viaggiare sicuri online, protetti dal sistema di criptaggio di NordVPN che rende i vostri dati leggibili per gli altri utenti del web, per guardarvi comodamente la vostra serie preferita su Andreotti in giapponese all'estero, senza alcun tipo di restrizioni geografiche, o per evitare di farvi tracciare dai servizi segreti italiani e tutelare la vostra privacy alla facciazza tua, De Lorenzo, vi basterà andare a questo link in descrizione con il quale potrete ottenere uno sconto speciale oltre che 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Il 92 fu l'anno forse più particolare della nostra storia più recente, e non perché sia nato io. L'arresto di Mario Chiesa, l'avvio di Mani Pulite e le elezioni, stavolta non anticipate, del 92, provocarono un autentico terremoto politico. La DC, per la prima volta nella sua storia, scendeva sotto il 30% dei voti. Con il traballamento democristiano si fece poi strada un nuovo partito, la Lega Nord, di Umberto Bossi, che si era fatta conoscere apertamente in qualità di partito antisistema, schierato contro la cosiddetta Roma ladrona. Il federalismo sarà nonostante i partiti di Roma, grazie. Nel 92 avvenne poi un altro fatto politico importante. Scadeva il periodo di 7 anni di Cossiga, che si dimise con leggero anticipo rispetto alla scadenza naturale della presidenza della Repubblica. A quel punto Andreotti diventò uno dei papabili per la successione. Andreotti, presidente della Repubblica. Senti lì come suona bene. In realtà non ci fu mai una sua candidatura ufficiale, anche se gli andreottiani ostacolarono, grazie allo scrutinio segreto, gli altri candidati. A cominciare da Arnaldo Forlani, che mancò, tra virgolette, il Quirinale per appena 29 voti. La tattica era quella di bruciare i concorrenti per poi far emergere Andreotti come unica opzione. A bloccare questo disegno, tuttavia, furono due fatti collegati tra loro. 2 mesi prima era stato assassinato a Palermo l'europarlamentare Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia, molto chiacchierato per via di presunti legami con la mafia. A maggio del 1992 fu assassinato a Capaci con un attentato dinamitardo il noto magistrato Giovanni Falcone, candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia. Il nome di Andreotti non fu pertanto più giudicato presentabile, mentre cominciavano a farsi sempre più insistenti voci mai sopite circa un suo presunto legame con Cosa Nostra. Per questa ragione si preferì percorrere la cosiddetta soluzione istituzionale, eleggere alla suprema carica uno dei due presidenti delle Camere, che vide alla fine prevalere quello di Montecitorio, cioè Oscar Luigi Scalfaro, DC, con l'appoggio degli ex comunisti del PDS. Di lì a poco iniziarono le vicende giudiziarie che coinvolsero direttamente il senatore a vita. Nel marzo del 93 la procura di Palermo formulò l'accusa di favoreggiamento per mafia per tramite del defunto Lima e dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, un altro andreottiano molto discusso, che portò all'autorizzazione a procedere contro Andreotti. Il processo avrebbe accertato legami tra lo statista e Cosa Nostra, ma trattandosi di fatti risalenti al 1980 o comunque antecedenti, scattò la prescrizione del reato di associazione mafiosa in Cassazione. Per i fatti successivi al 1980 Andreotti fu semplicemente assolto per insufficienza di prove. Ciononostante, nel 2003 la Corte d'Appello, riferendosi ai fatti successivi al 1982, parlava di un'autentica, stabile e amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi, questo almeno fino alla primavera del 1980, concludendo che Andreotti avrebbe dovuto risponderne dinanzi alla storia.
I giudici di Palermo, inoltre, sempre nella sentenza di appello, scriveranno di poter affermare l'esistenza di una generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di suoi alcuni vertici. La Cassazione, a sua volta, non è stata certo tenera nella pronuncia finale, scrivendo, sempre per i fatti anteriori al 1980, di aver ravvisato, e qui cito ancora, la partecipazione di reato associativo non nei termini riduttivi di una semplice disponibilità, ma di una concreta collaborazione, anche al di fuori di un'esplicitata negoziazione di appoggi elettorali. La stessa Cassazione parlerà di una notevole sottovalutazione del fenomeno mafioso da parte dello statista. Andreotti avrebbe sempre replicato che nessun governo come il suo aveva mai adottato provvedimenti tanto severi contro la mafia, ma il teorema dell'accusa era che il senatore a vita avrebbe cambiato registro solo dopo gli anni Ottanta e l'uccisione di Lima sarebbe stata proprio la risposta di Cosa Nostra contro questo repentino cambio di linea. Un suo ricordo sull'onorevole Salvo Lima. Io lo ricordo come persona di grandissima intelligenza, non ho mai da lui sentito perorare cause non giuste, l'ho sempre visto dalla parte della povera gente, quindi lo ricordo non solo perché era un amico, ma obiettivamente con grande rimpianto e con enorme stima. Cosa succederà in Sicilia? It was at this moment that he knew. Giovanni Brusca, uno dei più noti pentiti, ha narrato che Andreotti avrebbe rivolto più volte appelli alla mafia di desistere dalla strategia del sangue, minacciando altrimenti il ricorso a leggi speciali, leggi che poi effettivamente furono approvate dal suo stesso governo, il sesto. La Cassazione, inoltre, ha accertato che Andreotti avrebbe visto almeno due volte il capo mafia Stefano Bontate, mentre resta ancora un mistero il presunto incontro con Totò Riina, capo di Cosa Nostra negli anni Ottanta. Incontro, tra l'altro, sostenuto da alcuni pentiti, nel corso del quale ci sarebbe stato l'episodio, diventato poi famoso, del bacio tra i due. In un articolo dell'ANSA del 2013 si riportavano, peraltro, le ammissioni del pentito Leonardo Messina. In Cosa Nostra si diceva che Andreotti era uomo d'onore, che era punciuto, cioè affiliato formalmente, e che ci avrebbe garantito al maxi processo di Palermo. Diversi pentiti di mafia avrebbero inoltre affermato che Andreotti fosse a conoscenza delle intenzioni di Cosa Nostra di uccidere il presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella e di non aver fatto sostanzialmente nulla per impedirlo. La procura di Perugia chiamò in causa, sempre nel 93, Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto nel 79, che soltanto però 10 anni più tardi vide l'assoluzione dello stesso Andreotti in Cassazione per non aver commesso il fatto. In tal caso la Corte di Appello si era pronunciata per la colpevolezza, condannando Andreotti a 24 anni di carcere insieme al boss Tano Badalamenti. In sostanza Andreotti veniva accusato di aver commissionato alla mafia, nella persona dei cugini Nino e Ignazio Salvo, facenti parte della corrente andreottiana in Sicilia e affiliati a Cosa Nostra, la morte di un personaggio scomodo che rischiava di denunciare il suo coinvolgimento nello scandalo Petroli e gettare ombre su Andreotti riguardo al caso Moro. Giulio Andreotti, Claudio Vitalone e tutti gli altri imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Composto ma profondo il dolore di Rosita Pecorelli, la sorella del giornalista ucciso. Purtroppo no, la verità non è uscita. Ora, al di là delle vicende giudiziarie, non stupisce che la figura di quest'uomo che ha occupato per mezzo secolo la politica italiana sia finita al centro di tante polemiche e tanti sospetti. Per citare uno di questi sospetti, negli anni si sono moltiplicate le voci non confermate riguardo il famoso Memoriale Moro, reperito nel covo dei terroristi e contenente accuse molto esplicite contro Andreotti. Il memoriale sarebbe finito poi nelle mani di Pecorelli, e del quale quest'ultimo avrebbe parlato con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa poco prima di essere ucciso. La storia poi la sappiamo. Da qui il sospetto avanzato sullo stesso Andreotti di aver voluto il trasferimento di Dalla Chiesa a Palermo come prefetto antimafia, dove guarda caso venne assassinato poco dopo a raffiche di Kalashnikov. Il famoso braccio destro di Andreotti, Franco Evangelisti, affermò nel 93 che Giulio e Dalla Chiesa avevano in precedenza discusso privatamente del memoriale. Andreotti negò, come riportato nell'archivio del Corriere della Sera, affermando: incontri con Dalla Chiesa? Franco forse se li è sognati. Si diceva che io ero al centro di tutte le attività mafiose, che a Roma ero il referente, aggiustavo processi, facevo leggi, vabbè. Conclude la sentenza dicendo che l'imputato ha commesso. La parola è questa.
il delitto di associazione a delinquere con Cosa Nostra fino al 1980 non viene condannato per il delitto commesso soltanto perché il delitto è prescritto per decorso del tempo. Tra parentesi, la più parte dei giuristi ritiene che la prescrizione sia rinunziabile. Non c'è stata in questo caso nessuna rinunzia. Molto chiacchierati furono poi i presunti rapporti, sempre negati dall'interessato, con Licio Gelli e altri membri della loggia P2, tra i quali il banchiere Michele Sindona, con il quale sembrerebbe utilizziamo anche qui il condizionale, che Andreotti fosse coinvolto in un progetto per il salvataggio della banca privata italiana di quest'ultimo. Addirittura il docente universitario Sergio Turone ipotizzò che fosse stato proprio Andreotti il responsabile della morte del banchiere, deceduto per avvelenamento, stranamente, nel carcere di Voghera il 22 marzo 1986, cioè due giorni dopo essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, a sua volta l'allora commissario liquidatore della banca. Secondo lei perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romanesco direi se l'andava cercando. Nel 1988 Clara Canetti, vedova del banchiere Roberto Calvi, trovato impiccato, come già sappiamo, sotto il ponte dei Frati Neri di Londra nell'82 e a sua volta membro della P2, affermò che il marito le avrebbe confidato poco prima di morire che a essere il vero capo della loggia P2 era Andreotti. Suo marito, da questo racconto, viene fuori come un tipo ingenuo, circondato da tanti lupi che non vogliono far altro infatti, che sbranarlo. Gli altri sono ancora tutti vivi, mi risulta. Solo lui è morto. Uno dei più ostinati nemici politici di Andreotti fu inoltre l'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che da sempre ha agitato lo spettro della mafia sulla sua figura. Andreotti replicò duramente all'ex collega di partito, affermando che facesse accuse senza prove e che il vero mafioso fosse invece lui. Lui stesso, pare parlando con Montanelli, che apprezzava il temperamento di Andreotti, tanto da proporgli nel 99 di ricostruire assieme a lui la storia italiana del dopoguerra, disse che in Italia, a parte le guerre puniche, mi viene attribuito veramente di tutto. Tra i maggiori critici di Andreotti, come del resto di Berlusconi, possiamo annoverare il giornalista Marco Travaglio. Riprendendo le parole del grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia, secondo il quale la politica è incompatibile con la verità sulla mafia perché è essa stessa intrecciata con la mafia, Travaglio ha spesso ripetuto che tutti sapevano delle frequentazioni del politico e le pronunce arrivate dalla Cassazione dopo un lungo iter giudiziario sono arrivate, probabilmente questa almeno la sua tesi, troppo tardi, quando molti personaggi scomodi erano scomparsi in senso letterale o quantomeno politico. Senti, Andreotti, lasciamo perdere, la verità è che nelle accuse siamo tutti un po' autobiografici. Tu ti guardi allo specchio, sì. Siccome tu da buon cattolico di un certo tipo, sì, hai sempre creduto che la politica è l'arte di questo mondo, del demonio, e che la coscienza e Dio stanno da un'altra parte, no. E hai sempre creduto nelle doppie verità. Quando trovi un laico che dà corpo alle proprie idee, ti viene un po' da ridere, oltretutto perché non corrisponde alla tua visione, perché tutto per la gloria di Dio, anche i delitti, possono giustificarsi. Il fondatore ed ex direttore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, mai morbido con Andreotti, affermò in occasione della morte di Giulio queste parole. Andreotti è stato un personaggio di grandissima intelligenza politica e inquietante, perché poco decifrabile. O addirittura indecifrabile. Lui fu coinvolto un po', chiacchierato profondamente in tutti i principali scandali della Repubblica. Vuoi per la permanenza al potere che per l'aspetto fisico, non sono mancate satire, film, spettacoli e canzoni dedicate ad Andreotti. Tra gli imitatori più celebri troviamo Alighiero Noschese, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano, Pino Caruso e Oreste Lionello. Ricordiamo il film Il Divo di Paolo Sorrentino con protagonista Tony Servillo. Andreotti lo definì una mascalzonata. Pare che il titolo Il Divo derivasse da un soprannome ideato dallo stesso Mino Pecorelli. Non si contano a tal proposito i soprannomi affibbiatigli da amici e avversari come Belzebù, la Sfinge, il Gobbo, il Papa Nero o, talvolta, molto semplicemente, la vecchia volpe. Parlando del libro da lui curato assieme a uno dei fratelli, il figlio Stefano avrebbe ricordato la reazione iniziale del padre alle accuse pesantissime che gli venivano rivolte nel corso dei processi degli anni 90. Passava il tempo sul divano, non si alzava, restava lì e prendeva farmaci.
le fasi finali della carriera politica di Andreotti coincisero, nei primi anni 90, con lo scioglimento della DC. Dalla DC nel 94 si passò al Partito Popolare, al quale Andreotti aderì fino alla nascita della Margherita nel 2001. Nel febbraio dello stesso anno, Andreotti fondò assieme ad altri membri un nuovo partito cattolico, Democrazia Europea, che ebbe risultati molto modesti, per poi confluire l'anno seguente nell'UDC. Qualche anno prima della sua morte, nel luglio 2007, Andreotti donò il suo archivio personale all'Istituto Luigi Sturzo di Roma. L'archivio nel frattempo era cresciuto in numeri enormi di documenti. Parliamo di 3.500 faldoni contenenti documenti che spaziano dal 1942 al 1990. In sostanza, la storia della Prima Repubblica. Anche qui, le voci più pragmatiche sottolineano una cosa. Sicuramente in quei 3.500 faldoni il buon Giulio si sarà forse avveduto di non lasciar traccia dei documenti più scottanti della sua lunga, profonda e intricata carriera politica. D'altronde, come detto da lui stesso, il potere logora chi non ce l'ha. In carriera si fa più politica con il cinismo o con l'ipocrisia? Io spero che si faccia con delle doti e non con dei vizi, specie di questa natura.